Pa 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 pa, diamo questa, andiamo qua, ta 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 ta, diamo di sotto, ta 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 ta. Qui, io ho il culo grasso, quindi 3 letti minimo minimo è quello cui ho bisogno. Ta 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 ta, a parte il cazzeggio, chiudiamo anche di qua così è più elegante. Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati in un nuovissimo video su Minecraft. Benvenuti e bentornati. Ragazzi, ho deciso di fare questa cosa un po' particolare, questa non so se chiamarla serie, però con questo nome, Dimensioncraft, perché sarà una serie molto ambientata sulle dimensioni. Vi ricordate quando ho portato anche la Niefocraft? Adesso l'ho interrotto di nuovo, viene da piangere. Ho pensato a altre dimensioni che potrebbero piacervi, però sarà una cosa molto particolare, ovvero farò un episodio, ogni episodio una dimensione. Ditemi voi quale sarà forse la dimensione più bella, magari ci faccio una serie più continua sopra. Questo episodio vedremo un'altra, una nuovissima dimensione. E per la prima dimensione ho deciso, visto che c'è sto cazzo di San Valentino, una dimensione bella, amorosa, carina, proprio bella. Allora ho deciso di portarvi qua. Allora, questo è, diciamo, tutte le volte che andremo in una dimensione nuova, ok? Arriverò là che c'è già una casa comunque un po' preparato, perché non posso iniziare sempre da capo, vi annoiereste anche voi, direi. Comunque, diciamo, una mini survival, cioè proprio mini, 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 c'è già tutto, però vi avverto. Le prove per farvi vedere la dimensione, non ve le spiego, quindi non vi aspettate un video tutorial, cavoli vostri. Vedete questo blocco? Ecco. Vedendo questo blocco, non sapete di cosa è fatto. Non vedete un po' le particelle di dietro, quindi i più esperti di voi lo sapranno senz'altro, che mod è, attenzione. Però vedendo questo blocco, cosa potrà mai essere? Vedendo questa spada, già qui vi ho dato un bel indizione, qui già vi ho dato un bel indizione. E vedendo questo oggetto, che non si capisce neanche cosa, sembra una supposta magari, una specie di supposta rosa. Non so neanche io che cos'è questa cosa. Ah già, vi ho detto adesso cos'è. Quindi ragazzi, niente, vi lascio un secondo, pausate il video, ditemi sotto secondo voi che dimensione è. Vi lascio un secondo, basta, passate il secondo, già mi annoio. Quindi niente, apriamo la porta. Già vedendo qui capirete già che portale è. Ok. Ora 1, 2, 3. Lasciamo la zappa qua. Boom! Oddio. Ok, sono arrivato. Con calma, sono arrivato, sono arrivato. Ok, e boom! Ragazzi, chi ci ha preso un grande? Perché siamo nella Candycraft, ultima versione. Io non ci penso nella 1.8. Siamo nella Candycraft. E questa, come avevo detto, è la casa. Avevo già avvertito che avevo già comunque fatto una bella strutturina, tutta in dolci, blocchi di questa dimensione. Qui c'è il, vabbè, portale l'ho fatto anche per tornare indietro, tanto non mi servirà. E niente, guardate un po' che carino, la fornace di zucchero, l'advanced zucker furnace, la crafting table e il marshmallow. E niente, qui ci sono varie armi, me le prendo già perché me le sono preparate. Qui c'è la forchetta, vabbè, la zappa magari la lasciamo qui, non mi frega un cavolo. Quale prendo di armatura per affrontare l'inizio di questa dimensione? Bah, non lo so, mi ispira tanto quella. Allora, quella bianca no, c'ha quei cosi lì, non mi piacciono. Questa è l'armatura, tac, di liquirizia. Oddio, mi copre gli occhi! Brutto! Brutto, mi copre gli occhi! Vabbè, futuro sono F5. Niente, esploriamo un po' questa nuovissima dimensione. Se l'idea, ragazzi, vi può piacere di questa dimensione, lasciate il pollice in su. Se l'idea vi fa cagare, ditemelo con un, non, anche un pollice in giù. Non sono certo io a obbligarvi a mettere il pollice in giù. Però ditemi voi cosa vorreste che modificassi, che dimensione vorreste che portassi. È liberissima questa miniserie, diciamo. È totalmente libera. Oh, questo è un coniglio gommoso. Guarda che bello. Muori, coniglio gommoso. Muori. Madonna. È un'esperienza, però. Coniglio gommoso. Oh, la fermo, coniglio gommoso. Vabbè, qui c'ho le frecce. Le frecce tutte zuccherose.
C'ho l'ascia di marshmallow, c'ho la spada di liquirizia. Esploriamo un po' cosa si può trovare in questa dimension. Mi danno la nausea, però. Ah, è tipo carne cruda. Ah, ok, non lo sapevo sta cosa. Tipo carne cruda, vabbè. Cos'è? Vi giuro, non so cos'è. Cos'è sto coso? Ah, la nausea! Mangiato, lo sapevo che qualcuno da masticare facesse vedere la nausea. Oddio. Cos'è? Aspetta, scusatemi se faccio vedere la visuale così, ma... Oh, quanti sono ancora? 9 secondi. C'è un coso dentro. Una chest! Una chest, se riesco ad aprirla. Ok, no, non posso. Ah, ok, devo... Vabbè, ci entro, buonanotte. Quella! Cos'è? Guarda un po', è bella rovina. Cibo, uno di lava, ok. Oh, guarda, c'è per il viaggio di ritorno, in teoria. Che sfigato, io l'ho fatto... Ne ho fatto prima, ah, che bel paese. Ok, riusciamo da questo posto. Io quasi quasi sti stivali con protezione me li metto già subito. Tanto ho l'armatura di liquirizia, tanto vale che li metto. Ok, arriva la notte. Vediamo un po' i mostri inospitali che ci sono in questa dimension. Se no io seguito anche di fare il pirla. Può essere già lì una bella idea. I porci! I porci! I porci di marshmallow! I porci! E poi non credo sia di marshmallow, perché droppano la candy cane, i bastoncini di zucchero, quindi adesso sono maiali di zucchero! Madonna, maiali di zucchero! Buoni, belli freschi! Oh, ciao piccoletto! Oh, vai piccolettino, eh? Vai sei piccoletto! Oh! Aia! Oh! Questo ragno c'ha il culo alto! C'ha il culo alto, sto... Bello, bello il ragno col culo alto. Mi scusi lei, ha visto da questa... Au, scusi, scusi, no, non volevo. Che male. Scherziamo. Ma ha tolto un casino. E c'ho l'armatura, ragazzi. Oh, c'ho anche gli stivali con protezione. Ragazzi, che dolore. Oh, piano con la roba dolce qui. Cavolo. Allora, prima di tutto vi voglio far vedere un po', voglio far vedere un po' la dimensione, cosa c'è di ospitale, cosa non. Poi dopo vediamo magari i boss anche questa dimensione, perché sono curioso di affrontarli almeno uno o due boss. C'è una curiosità attanagliante proprio, c'è una curiosità attanagliante. Diciamo che qui voglio farvi vedere come si vive in queste dimensioni. Per esempio qui armi si possono fare con i dolci, con le cose. Oh. Un Creeper Rose. Ok, creeper rosa ma esplode come un creeper normale. Però non si è girato. È sfigato sto creeper. Non si gira. Colpisce alle spalle. Ah no, io colpisco le spalle e lui quindi si vendica. Ok, ha senso. Ha più senso la giornata così. Ok, sono frecce normali. Dicevo che lo one shotavano minimo, dai. Cioè, dai, brutta sta cosa. Dicevo che lo one shotavano. Comunque vi lascio il link in descrizione se volete provare la mod. Perché a me mi piace. A me mi piace. Se piace anche a voi, bene. A me mi piace. Vediamo fa. A me piace. Vediamo un po'. Però beh, per me deve essere carino, tipo una miniserie ambientata qui, dove insomma, cioè, devi vivere qui, devi avere tutte le cose zuccherate, cioè, per me deve essere carina, eh. Deve essere abbastanza carina. Allora, giriamo un po' ancora a vedere se riusciamo a capirci qualche cosa, sta dimensione, non si capisce niente. Tutto rosa, è tutto rosa, non si capisce nulla, è tutto rosa. Vale. Fatemi entrare, c'è un'altra chest di quelle belle. Fatemi entrare. Ok, niente qua c'è. Ma ci divertiamo adesso. Ma ci divertiamo adesso. Questa qua è TNT. È TNT. TNT, vediamo un po'. Aspetta, forse devo avercene una sola magari. No, porco! Ma guarda te. Mi perde il cavolo. Devo tenere premuto? Pigliacca! Ok, devo stare più attento con questa cosa perché non ho ben capito come si accende in effetti. Guarda che figo! Mette la roba della schiena, guarda che figo! Come sta mod qua mi mette sta cosa nella schiena, mi piace un casino. Comunque, mangiamo un po' perché devo riprendere vita. Oddio, è un po' pericoloso qui, eh. Però devo provare assolutamente anche questa dinamite. Devo provarla, cioè dai, seriamente. Devo riuscire a provarle tutte le cose, almeno il più possibile. No, devo, non resisto, devo provarla subito, dai, devo, non resisto. Ah, ok. Questa mi è andata nella schiena, dicevo che mi esplodeva addosso. L'infarto.
Almeno passare una notte in questa dimensione ci sta almeno, ragazzi. Che ne dite? Che io ancora l'ho strutturata alla buona, diciamo, tipo questo episodio. Perché sinceramente guardavo molto al momento. Però direi, ci può stare come sfida. In questa dimensione sopravviverci una notte. Ci può anche stare, dai. Ditemi voi. Aspetto molto vostro aiuto. Quindi fate poco gli stronzi, aiutate. Capito? No, quindi fate poco gli stronzi. Allora, andiamo avanti. Comunque, ahia, porco. Comunque, non è che ci siano quella gran difficoltà, è vero, ci sono i mob cattivi che ti vogliono one shottare, ti vogliono uccidere, come tutte le dimensioni di questo universo, direi. Non è che cambi tantissimo in confronto. È bella, a me piace. Cioè, non aggiungi chissà quelle grandi cose subito così, prima boom, così, però a me piace, onestamente. No, parliamone. Creeper, non vuoi esplodere. Non vuoi, stavo mangiando! Non devi esplodere se sto mangiando! Nonna! Non devi esplodere mentre mangio, no? Un'educazione, uffa. Allora, siamo seri, no? Non l'ho capito tantissimo, cioè. Dai! Dai, su! Poi non mi attaccano. Buddy joined your Ciao, Davids, mi channel. intrometto nel tuo video. Ciao! Microphone Ciao! activated. Vado via, ciao! Ciao! Buddy left your Tanto channel. entro nell'intrusione, capito? No, se che mi vede mentre resisto, si infila nel video, no, perché vuole esserci, anche il single player ci deve infilarsi, hai capito, no? Vabbè, comunque, hashtag intrufolata. Comunque, oh, finalmente arriva il giorno. Però non ci sono morto, vabbè, ci entro armato, non mi sono preso le armi OP, Scusate. Cioè, avete visto? Ho preso una spada, un'armatura, neanche delle più forti, un'armatura. Spada, arco e frecce. Cioè, avete visto? Non neanche il cibo avevo, per farvi capire. Quindi non è che ci ha aiutato tanto per evitarvi sempre la cosa di dover cercare materiali. Solo per quello. Allora, su. Cos'è sto freeze ogni tanto così improvviso? Cos'è sto odio improvviso? Allora, su, andiamo. Comunque, dato che alla fine non devo fare una survival, no, almeno il mio intento non è quello, è solo per farvi per cazzeggio così, diciamo. Vi dico allora che voglio affrontare uno dei dungeon di questa dimensione. Voglio affrontare uno di questi dungeon e affrontarlo con voi. Quindi probabilmente ci muoio sicuro. Per andare nei dungeon ci sono le chiavi. Eccole qua. Le chiavi che evocano il passaggio. Quale prendo? Quale prendo? Io ho affrontato questo. Ok, credo che serva questo per forza perché c'è scritto che cliccando genera il portale. Quindi probabilmente è così. Quindi mi tolgo dalla creativa. Ok, e genero il portale. Pronti? Perché a me piace un casino questo effetto. Pronti? Boom! Sta tipo prendendo il potere del mondo. Lo sta incrementando. Ecco qua, lo sta risucchiando dentro. Boh, suona male. Lo sta prendendo dentro. Ma finisce così o... Ah, ok, finisce così. Una volta tipo facevo più effetto particelle. Adesso l'hanno fatto un po' particolare. Basta che ci vado sopra. Ok, ci sono entrato. Si vede un... Non vedo un cazzo. Ok, vedo un po' di più. Ok, allora, questa è la dimensione... Allora, questa che praticamente è una dimensione a sé. E ci sono... Oddio! Dio! Ci crepo sicuro, ci crepo! Dio! Ne sono pure in acqua! Che è sta roba? Madonna, non ci riuscirò mai. Se non ho neanche il letto settato, cioè, ma non ci riuscirò mai. Volevo affrontare le boss, ci devo prima arrivare, vivo però. Ok, scudo ce l'abbiamo. È un altro però qui. È tutt'altra cosa. Oh, picchia questo. Oh, e mollami. Oh, un altro. Mollami. Mollami. Oh, e nemmeno. Si vede. Oddio! Shuyuku! No! No, porco! Dopo! Ce la farò mai! Ce la farò mai! Non ce la farò mai! Non ce la farò mai! Allora, devo accendere le luci per avanzare. Ok, devo accenderle tutte, da quel che sapevo. Ok. Accendiamole tutte. Guardate un po'! Cioè, no, non ce la farò mai, non ce la farò mai. Cioè, seriamente. Non ce la farò mai! Che farò?
devo passare tutta sto stanzone. Allora, dai, almeno minimo, minimo, devo almeno fare il giro e arrivare in fondo a piedi, dai, almeno. Guarda qua la mia roba. Cioè, almeno come minimo della prova, devo almeno fare il giro. Ok, da qui. Madonna, ti one shot, vieni. Madonna, ti. Neanche l'ho one shot a quest'arma, bella. Schifo. Ok, allora, mettiamo su di nuovo l'armatura. Mi tolgo dalla creativa. Minimo, minimo, vedete, laggiù in fondo si sono aperte le porte. Devo correre da qui a laggiù in fondo. Minimo della prova. Ok, pronti? Via! Via, 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 via. No, 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 no. C'è già gente cattiva. No, 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 no,
farò! Ma ve lo giuro! Non è possibile! Come fa una persona comune? Allora, vedete, ragazzi, questa è la stanza del boss. Non è finito, poi ce ne sarebbero ancora. Però, se io vedete, lo picchio, praticamente è uno slime gigante. Più lo picchio, e più, insomma, rinasce e si rimpicciolisce, capito? No? Cioè, lui rinasce, continua a rinascere finché non lo batte. Tipo, arriva un punto che è grande così. Per farvi capire, no? Allora, torniamo a casa. Torniamo a casa. Ancora la barra del boss buggata. Lol. Allora, torniamo a casa. Torniamo proprio a... Ma proprio casa mia, eh. Non torniamo nel mondo... Oh, che bello. Cioè, proprio i dolci è vero che fanno male. I dolci è vero che fanno male. Scusate per la battutaccia, ma i dolci fanno molto male. Comunque, ragazzi, la dimensione era la Candycraft Moth. Ho provato a viverci. Ci ho provato, eh. Avete visto anche voi, ci ho provato. Pure aiutato un casino. Ci facevo fatica a sopravvivere. Sarò scarso io, sarò scarso il mondo. Ma non riuscivo a sopravvivere. Ragazzi, ditemi che questo primo episodio della che... della... Sì, della Candycraft. Della Dimension Craft vi possa piacere. Prossimo episodio, nuova dimensione. Ditemi intanto se questa prima dimensione vi può piacere. E niente, lasciate il pollice su questo video, vi ricordo di lasciarlo se non avete visto questo video, commentatelo, condividetelo dovunque, anche al cesso mi raccomando. E niente, direi che per il momento possiamo dire che è finita. Com'è che era? Per un mondo più dolce.